Bentrovati da Alessandra Leardini della redazione del settimanale Il Ponte al consueto appuntamento con la rassegna stampa dedicata al nuovo numero del giornale in edicola da giovedì 10 ottobre, giornale che questa settimana esce con il supplemento economico 3. Tutto Rimini economia, vediamo anche il richiamo in prima pagina, tema del supplemento sono quello dei consumi di energia che nonostante la crisi continuano ad aumentare, come si vede nel richiamo. Ma il Ponte in prima pagina dedica ampio spazio a quella che è quello che è il tema principale di questa settimana, quello del maestro. Maestro specie rara anche a Rimini, dove è un vero e proprio esemplare, abbiamo detto in via d'estinzione, ma scopriamo perché. Sono appena 22 su oltre 1000 insegnanti di ruolo nelle scuole primarie riminesi. I maestri rappresentano appena il 2% del corpo docente, ai quali si aggiungono 8 precari. Il beato fra le donne, diciamo così, delle scuole Toti è Andrea Rinaldi. Su un mestiere tradizionalmente femminile commenta: la scuola non è il luogo ideale per quelle ambizioni tipicamente virili come il potere, la carriera e i soldi, ma il nostro è un non lavoro che dà gioia di vivere. E in una società segnata dalla crisi della figura paterna, il maestro diventa un ruolo ancora più importante. Parola di psicologo. Andremo poi a vedere nella pagina interna gli approfondimenti. Ora guardiamo gli altri temi in copertina. I consigli: fate attenzione quando raccogliete le nostre erbe. Si parla di cucina e con i consigli dell'esperto su come evitare in particolare erbe tossiche. E poi la storia: dall'università all'Africa, grazie a Rimini. C'è in prima pagina anche la foto di Mario Nicolò Pistoni, ex ingegnere di Tecnogym, ora vola in Tanzania. E poi la lettera, si parla della festa liturgica celebrata per l'anniversario della beatificazione del riminese Alberto Marvelli, della lettera scritta dal vescovo Francesco. E poi ci sono altri temi che arrivano dalla provincia, fra tutti segnaliamo in prima pagina quello del matrimonio storico fra Poggioberni e Toriani. I cittadini dicono sì al comune unico, sappiamo che si sono espressi in occasione del referendum consultivo dello scorso 6 ottobre. Ma andiamo a sfogliare alcune pagine interne, ritorniamo sul tema principale di questo numero, quello del maestro, un esemplare in via d'estinzione. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze di maestri riminesi, a partire da Andrea Rinaldi, che sottolinea, andiamo a leggere nell'articolo di Mirko Paganelli, l'uomo ha la capacità del fare, si sofferma sulle differenze che esistono nelle modalità di insegnamento fra uomini e donne. Le donne invece sono più per il pensiero che ha bisogno di essere tradotto nell'agire. Mi sono accorto di riuscire a dare questa risposta, a tradurre idee produttive in operatività. Ma c'è anche la testimonianza di un altro maestro, sempre delle scuole primarie riminesi, il professor Tiziano Bianchini, che dice aiuta il confronto con la parte maschile, manca infatti a scuola e serve. Gli uomini sono molto coinvolti e riescono a dire la loro. Anche dalla parte dei bambini si nota un certo squilibrio per la sola presenza femminile. Poi manca spesso il padre in famiglia per via del lavoro, una figura archetipica molto importante per la crescita. Quindi una figura simile a scuola può risultare attrattiva. Tante volte mi sento dire: questo ragazzo è difficile, ma magari con te, insomma, conclude Tiziano Bianchini. Poi c'è anche il parere dello psicologo, che è maestro d'asilo, Silvio Crosera, secondo il quale la scuola elementare, dove è presente anche un maestro maschio, crea la giusta complementarietà fra i sessi. Cambiamo argomento, andiamo sempre nelle pagine di attualità. Il Ponte dedica grande spazio a un altro tema di rilevanza sociale, il progetto Intercultura, un progetto che esiste da alcuni anni. Da Rimini ci sono state 38 partenze in 2 anni, hanno coinvolto 6 diverse scuole della provincia. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di offrire a ragazze di 16-17 anni un anno di
l'opportunità di trascorrere un anno della loro vita lontano dalla propria casa, all'estero. Un'esperienza che tutti dovrebbero provare, commenta Claudia Perazzini, che è proprio dell'Associazione Intercultura di Rimini, ma ci sono anche le testimonianze dei ragazzi che hanno vissuto un'esperienza di questo tipo in diversi paesi, dall'Europa al Sud America. Ragazze arrivate a Rimini lo scorso mese, ci sono anche quelle che sono tornate dopo un anno. Quando sono partita, racconta una di queste, non sapevo cosa aspettarmi, è stato bellissimo. Insomma, un'esperienza che vale la pena vivere, secondo le testimonianze dei nostri intervistati. E poi attualità, cambia pagina con erbe in cucina, erbe che bontà, ma attenzione a ciò che si raccoglie. Il Ponte ha intervistato il dottor Adriano Mattoni, che è anche consulente dell'associazione IRADEC, che proprio promuove l'utilizzo di queste erbe in cucina. Molto spesso c'è del grande pressapochismo, dice l'esperto, in chi sradica e utilizza le piante. Ci vuole una conoscenza approfondita perché c'è il rischio di intossicarsi, ed è questo è quanto successo a quattro fratelli di Pietracuta. Andiamo a scoprire perché, leggiamo nel box in pagina. C'è stato un rischioso scambio di bulbi, colpa di un bulbo di crocus, il fiore giallo, erroneamente scambiato per cipolla e utilizzato nel soffritto per un risotto domenicale. Insomma, oggi i fratelli stanno tutti bene, però insomma hanno vissuto un'avventura veramente brutta e insomma che è timore, per cui c'è stato molto timore anche per la propria vita. Tra le piante pericolose, dice l'esperto Mattoni, c'è il colchico, simile all'aglio selvatico, estremamente tossica. Se si mangia il bulbo si rischia la morte. Le foglie invece non uccidono, ma se consumate fanno molto male. Ora cambiamo argomento, si parla anche di storie, c'è chi parte, come il dottor Mario Nicolò Pistoni. È un'esperienza singolare, la sua era ingegnere alla Tecnogym, la famosa azienda del Cesenate, ha mollato tutto per riprendere a studiare. Ingegnere elettronico in Tecnogym, appunto, ha desiderato per lui un futuro diverso, si iscrive così ingegneria biomedica all'Università di Rimini e vola in Tanzania, occasione da non sprecare, dice il settimanale Il Ponte. Ma c'è spazio non solo per il dottor Pistoni, anche per altri medici riminesi che curano la missione. Sempre per finire con l'attualità, il Ponte si è interessato anche all'esperienza di una nuova azienda, una vera e propria avventura imprenditoriale giovanile, perché vede al timone, sarebbe meglio dire al manubrio, visto che si parla di biciclette, due fratelli. La loro passione si è trasformata in impresa. Questi due fratelli riminesi, Marco e Ciro Pozziello, hanno lanciato il progetto della bicicletta personalizzata. La loro impresa si chiama Daphne e le due ruote oggi fanno il giro d'Italia. Vorremmo lanciare i Pony Express su due ruote, il nuovo desiderio dei due fratelli, ma le licenze sono molto costose. Vedremo come andrà a finire. Ora andiamo nelle pagine della vita della Chiesa. Fra i tanti argomenti selezioniamo la lettera che il Vescovo Francesco ha scritto in occasione della festa liturgica in onore del Beato riminese Alberto Marvelli. La cerimonia si è celebrata lo scorso sabato 5 ottobre e il Vescovo ha scelto, come sempre, la simpatica forma di lettera al Beato per la sua omelia. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia, la beatitudine è il tema scelto dal Vescovo Langhiasi, appunto in onore di questa festa liturgica. Un'occasione per ricordare ancora una volta la figura importantissima del Beato Marvelli. Ora facciamo un salto nelle pagine di Storie e Storie, perché sappiamo che lunedì 14 ottobre è la festa di San Gaudenzio, del santo patrono di Rimini. Allora tutti sanno chi è, ma in quanti ne conoscono la storia? Il Ponte per questo in questa pagina racconta la vita del santo. La sua storia si colloca nei primi decenni del 300 d.C. Il contesto storico è quello del passaggio dal paganesimo
paganesimo al cristianesimo. E per la festa del Santo Patrono, che coincide con la settima edizione della festa del Borgo Sant'Andrea, ci saranno anche alcune interessanti iniziative. Il Ponte le ricorda, tra queste ci sarà la presentazione del volumetto Notizie sulla Chiesa dei Santi Andrea Donato e Giustina, curato dal professor Piergiorgio Pasini ed edito dal Ponte. La seconda iniziativa è invece la mostra dal titolo L'antica chiesa di Sant'Andrea, madre del nostro borgo, realizzata nella sala della parrocchia San Gaudenzio. Sabato 12 ottobre, quindi non il 14 come detto in precedenza, si anticipa in questo caso, alle ore 16:30 nella sala della parrocchia San Gaudenzio in piazza Mazzini avverrà proprio la presentazione del volume e l'inaugurazione di questa mostra con il professor Piergiorgio Pasini. A tutti gli intervenuti sarà omaggiato il volumetto. Andiamo ora nelle pagine di cultura e spettacoli. Ricordiamo tempo di presentazioni di stagioni teatrali. Allora c'è il Cinema Tiberio che passa al digitale e proietta novità, film, opere, balletti, l'arte e i concerti, una proposta originale, titola Il Ponte. Ma c'è spazio anche per il teatro del Mare di Riccione. Da novembre a maggio tanti segmenti diversi per la stagione della Teatro Civile con Monio Varia, Stefania Sandrelli, Maria Rosaria Omaggio nella foto, e poi il 20 ottobre alle 16:30 ci sarà anche Teatro in Festa con degustazioni di prodotti biologici. Ora nei minuti che restano andiamo a vedere alcune pagine della provincia. Partiamo dalla pagina di Cattolica e della Valconca. Cattolica, c'è un progetto interessante, riapre lo sportello InfoPoint Giovani del Comune in Via del Prete, parte dall'obiettivo di aiutare i giovani disoccupati. Già le parrocchie tempo fa avevano lanciato l'allarme, si ricorda nell'articolo, la media nazionale di un giovane disoccupato su due trova conferme anche sul territorio di Cattolica e di Rimini Sud in generale, sono quasi una trentina in particolare i giovani cattolichini che si stanno recando all'estero, chi in Australia, chi in Gran Bretagna e Sud America, spesso per lavori che non richiedono laurea. Andiamo ora nella pagina di Poggio Berni Toriana, perché commentiamo i risultati storici del referendum consultivo della scorsa domenica 6 ottobre. I cittadini hanno partecipato numerosi al referendum, hanno voluto dire la loro, ha votato un cittadino su due in entrambi i comuni, hanno detto sì alla fusione il 90% dei torianesi e l'81% dei bernesi. Sarà comune unico, ricorda il Ponte, dal 1 gennaio 2014, al più presto l'ok della regione. Chiudiamo infine con una notizia da Sant'Agata a Feltea, arriva infatti la fiera storica ormai del tartufo, la fiera tanto apprezzata, e attira l'attenzione di un gruppo di blogger israeliani. Indovina chi viene in fiera, titola Il Ponte, ricordando all'arrivo di questi blogger pronti a immergersi nell'oro dei boschi. Il gruppo per assaporare meglio il clima della fiera del tartufo ha chiesto di partecipare proprio ad una caccia al tartufo, farà venire l'acquolina in bocca agli 8 milioni di connazionali. Questo si vedrà e se lo augura insomma tutta la Valmarecchia. Intanto abbiamo chiuso con questa notizia la consueta rassegna stampa di questo nuovo numero del settimanale Il Ponte. Con la prossima rassegna ci rivediamo ovviamente fra una settimana. Ricordiamo che Il Ponte si trova in edicola questa settimana insieme al supplemento economico Tutto Rimini Economia. Intanto grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto.